Si riteneva che soltanto poche persone avrebbero assistito alla traslazione del martire nell'ultima dimora. La presenza della salma ha avuto invece un potere di attrazione che ha superato ogni previsione. Da tutti i paesi contigui, i treni della mattina hanno riversato folla alla piccola stazione e tutti i lavoratori dei dintorni hanno disertato i campi e le officine. La folla è enorme. Essa sconfina dalle vie del paese, va oltre l'abitato, è una immensa marea silenziosa e raccolta. Al corteo partecipano più di 8.000 persone. Casa Museo Giacomo Matteotti di Frattaporesine rappresenta da un paio d'anni un luogo di riferimento fondamentale proprio per l'approfondimento e l'incontro con la vicenda umana e politica di Giacomo Matteotti, figura chiave nella storia italiana del primo Novecento. In questa particolare occasione viene proposto al pubblico la visita drammatizzata ed anche interattiva Le stanze della memoria, un progetto che ha come obiettivo primario proprio un coinvolgimento nuovo da parte nei confronti dei visitatori. E, non si tratta della classica visita di accompagnamento nei diversi ambienti della casa museo, ma di un'occasione di incontro con la vicenda umana e politica di Matteotti attraverso delle azioni di drammatizzazione e anche delle proposte di coinvolgimento diretto nei confronti dei visitatori. Quello che noi abbiamo fatto è suddividere le stanze per argomenti, in tre argomenti principalmente: un'area tematica che riguarda la politica, quindi l'attività politica di Giacomo Matteotti; la seconda area riguarda le condizioni di vita nel Polesine nei primi del Novecento; e la terza è la vita privata di Giacomo Matteotti. Abbiamo dato più importanza all'aspetto politico per mettere in evidenza le lotte che Giacomo Matteotti ha fatto durante la sua vita, lotte che gli hanno costato anche la lontananza dalla sua famiglia, la lontananza dai suoi figli, dai suoi tre figli e da sua moglie. Infatti la loro relazione è stata spesso di lontananza e si può notare dal loro enorme epistolario. Dicevo, l'aspetto politico, tre cose in particolare abbiamo sottolineato. La prima, la sua vicinanza con gli operai, con i braccianti, seppur appartenente a una classe politica, a una classe sociale diversa, la borghesia, Matteotti ha sempre speso la sua vita a fianco degli operai, delle lotte degli operai, dei braccianti, per una condizione migliore di lavoro e di vita. E la seconda è la scolarizzazione, e quindi la sua vicinanza ai braccianti era rivolta all'istruzione, e circa il 70% era analfabeta agli inizi del Novecento, e quindi lui si spende anche per delle scuole gratuite. E la terza è contro il fascismo. Lui è stato forse uno degli unici all'interno dello suo schieramento politico ad avere un atteggiamento netto nei confronti della lotta contro il fascismo. L'ultimo discorso che ha fatto alla Camera, il 30 maggio del 24, è proprio un esempio di questa sua forza, forte opposizione al fascismo. Dopo quel discorso lui verrà assassinato, e noi questo discorso lo mettiamo proprio nel cuore della casa, lo drammatizziamo, le persone che vengono sono chiamate a fare i parlamentari e quindi partecipano attivamente a questo ultimo discorso. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'elezione, secondo noi, è essenzialmente non valida. Hanno partecipato alle stanze della memoria circa 250 persone tra studenti e singoli visitatori nelle edizioni passate. Il percorso interattivo delle stanze della memoria nasce in realtà proprio per avvicinare alla storia in una maniera innovativa, per rendere il museo uno spazio vivo, per avvicinare appunto i ragazzi delle scuole alla storia. Ma in realtà abbiamo sperimentato, e anche in questa sede lo faremo, proprio il percorso con adulti e gruppi
gruppi eterogenei di persone. Quindi è stato molto utile questo confronto tra studenti e adulti, soprattutto perché abbiamo raccolto innumerevoli commenti e suggerimenti, e quello che ha interessato tutto il nostro gruppo di lavoro di turismo e cultura è stato proprio il fatto di modificare, quindi migliorare il percorso grazie proprio a questi suggerimenti del pubblico che ha partecipato anche più volte, perché incuriosito dalle modifiche che appunto abbiamo realizzato, concretizzato in questo percorso. Armata. Viva Venezia! Viva Venezia! Tenga a un argomento. Onorevole Presidente, lei forse non mi intende, ma io parlo di elezioni. Esiste una milizia armata la quale ha un determinato scopo di sostenere un determinato capo del governo, ben indicato nel capo del fascismo, con la forza. Balilla! Sì, onorevole Farinacci, sì, sì, onorevole Farinacci. In qualche parte hanno votato anche Balilla. E per voi hanno votato i disertori. In 7 circoscrizioni su 15 le operazioni notarili sono state impedite con la violenza. Non è vero. La proposta delle stanze della memoria cade per questa edizione particolare in occasione del 90° della morte di Giacomo Matteotti, avvenuta il 10 giugno del 1924. Ed è un'occasione per riflettere sul valore, sulla portata del suo impegno politico, dei valori di cui si fece interprete, e per scoprire come questi valori mantengano ancora oggi, anzi proprio nella realtà dei nostri giorni, è una portata di assoluta attualità. Io ho pronunciato il mio discorso, ora sta a voi preparare la mia orazione funebre. L'obiettivo che ci siamo posti quando abbiamo pensato di fare una visita interattiva, drammatizzata all'interno della Casa Museo Giacomo Matteotti è rivolto ai visitatori, questo obiettivo. Cosa vogliamo che i visitatori facciano quando sono usciti dalla nostra visita, una volta usciti dalla nostra visita? Quindi abbiamo posto l'attenzione non tanto sulla nostra visita, ma su cosa vogliamo comunicare a loro. E cosa vogliamo comunicare? Ci siamo dati un obiettivo molto alto, che è quello di far comprendere che ognuno di noi è parte attiva all'interno della società, e quindi usciti di qua non si è visto solo un museo, ma si è venuti a contatto con la vita di una persona che ha dato alla società la parte migliore della sua vita e delle sue energie. Perché la storia diventi realmente maestra di vita, occorrono testimonianze come queste. Le grandi gesta dei conquistatori citate nei testi oggi stimolano al massimo la fantasia di registi e produttori di fiction. I grandi ideali che hanno permesso la costituzione delle nazioni oggi stanno crollando con l'avvento della globalizzazione, e senza dubbio non è sufficiente la descrizione di avvenimenti accaduti in passato per esortare ad agire nel presente. Riproporre eventi significativi evidenziandone la drammaticità e la sostanza serve soprattutto a smuovere le coscienze e indurre a una riflessione, quella riflessione cui la massificante azione dei media sta progressivamente inibendo, privando ciascuno della capacità di decidere. A questo è dovuto il successo del progetto, che incoraggia i giovani autori a coinvolgere altri giovani nell'animazione dei cosiddetti luoghi della memoria, perché diventino strumenti di riscatto per chi avverte il desiderio di emergere dalla illusoria tranquillità dell'indifferenza. Il risultato ottenuto fino ad ora possiamo dire che è stato addirittura inaspettato, perché effettivamente abbiamo avuto un ottimo riscontro di pubblico, sia appunto adulti che studenti, molto giovani anche, delle scuole medie, non soltanto delle superiori per esempio, perché hanno dimostrato un grande interesse nel riscoprire e approfondire la vita di Giacomo Matteotti, e quindi il contesto storico e politico di quel momento, che per l'appunto a scuola viene già affrontato, ma a volte manca il tempo per poterlo approfondire. Quindi aria fresca per gli studenti, una novità assoluta quella di vivere la storia in questo modo, grazie a questi percorsi drammatizzati e interattivi.
questo progetto di percorsi drammatizzati nei luoghi belli, nei luoghi della storia, nei monumenti, nei musei, fa parte di un progetto più importante che è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con il bando Culturalmente, nuovi percorsi creativi, che prevede la formazione di una scuola per animatori. In effetti il progetto si chiama SNAC, che è la sintesi di Scuola Nazionale di Animatori di Animazione Culturale, e che è stata promossa e progettata dal CTG Veneto, Centro Turistico Giovanile, con una convenzione per quanto riguarda la parte della provincia di Rovigo. Turismo e Cultura si fa carico di una parte di questa scuola, proprio quella che riguarda l'applicazione di percorsi drammatizzati attraverso le arti del teatro, della musica e una grande ricerca storica, di percorsi con giovani artisti, attori, musicisti e altro.